abbiamo Lineage, Appearance, Class, Faction, Playstyle. Ah, vabbè, ovviamente abbiamo Elfo, Kunari, abbiamo l'umano, abbiamo la nana. Ah no, aspetta, non hanno aggiunto classi magiche. Se sei un nano non puoi usare magia. Cato, potevano fare qualche cosa particolare, soprattutto durante gli ultimi video in cui hanno fatto vedere Harding che faceva cose strane. Sarebbe stato interessante, non dico magari proprio magia nanica, ma qualche cosa tipo qualche alchimista o bombe elementale. Tocca dire, veramente belli esteticamente. E tra l'altro anche molto differenziati a livello fisico. Ovviamente qua sotto ci sarà una roba che farà incazzare molte persone, il fatto che ci siano i pronomi, il genere. Io, come ho detto moltissime volte, se questa è una cosa che permette alle persone di infilarsi in mezzo, di sentirsi rappresentata, sono solo contento per loro. Ma anche a livello del tipo, magari voglio creare un personaggio che è come Krem, no? Che Krem è il primo personaggio trans, almeno a livello di genere in cui si sente. Perdonate se sbaglio, ovviamente qualche cosa non sono avvezzo. Magari se tu vuoi fare qualcosa del genere, è una figata anche il poterlo fare, no? Per questo io dico sta, perché ci sta la gente che quando ha visto sta cosa, ovviamente si è incazzata, il woke e tutto quanto. Queste robe qui, aggiungerle è sempre una figata a livello di roleplay del personaggio. L'unico fatto è che poi non devi diventare l'unica cosa. Il gioco non devi diventare il sono un cazzo di Kunari che c'ha il pipolo ma si sente sheer. Il gioco deve essere tu ruoli nei panni di un personaggio, fai la tua storia, hai il tuo background e ti sviluppa all'interno della storia. Che poi ci siano quelle cose è un'aggiunta ed è solo che bello, perché sono contento per le persone. Come anche ho sentito che ci stanno proprio delle cose che puoi fare a livello fisico, che adesso dovrebbero far vedere, come la vitiligine e altre cose che non ho capito. Sì, comunque mi sa che hanno differenziato i vari arti, hanno approfondito la character creation, sembra quasi tipo alla Dragon's Dogma. Oddio Cristo, ma perché un'altra volta questi cazzo di slider? Dio Cristo, che fastidio! Ah no, ok, è che tu puoi selezionare tre facce differenti e fare un mix tra queste, e magari tu puoi scegliere anche se vuoi proprio quella faccia sempre la stessa. Però appunto, se è così potrebbe essere figo, eh. Ci vuole un attimo a creare degli aborti, però se vuoi fare appunto una via di mezzo tra vari volti è perfetto. Se ne vuoi uno specifico, metti solo quello. Le varie tonalità addirittura, figo. La carnagione, le imperfezioni della pelle, ma guarda, puoi fare anche dei personaggi vecchi, che sembra una cazzata ma molte volte non te lo permettono di fare, mentre puoi farti il personaggio vecchio. Ah ok, però puoi andare anche nello specifico, puoi fare una via di mezzo, ma puoi andare anche nello specifico tutti i pezzi della faccia. Bravi cazzo, bello. Bello, bello, bello. Quindi, secondo me, Dragon's Dogma in questo un paio di martellate l'ha tirata, perché questa creazione del personaggio mi sembra molto per dei frangenti. Meno male, sono contento. Ma infatti, esatto, già sembra una roba per fare roba ben strutturata, che è un bene. Quanto lo vuoi magro, muscoloso, rotondo? Qua abbiamo altezza, larghezza delle spalle, quanto è il petto, vabbè, tutte i vari cosi del corpo. Tanto puoi modificare quanto pacco hai, bellissimo. Ecco, forse veramente l'unica cosa che per adesso mi continua a venire da dire è sta cosa che sembra molto cartunesco. Cioè, se io guardassi una roba del genere non penserei a Dragon Age, purtroppo. Poi lo infili in game, ti abitui e tutto quanto e capisci. Però vedendolo così di prima botta non mi verrebbe da pensare mai a Dragon Age. Però bella anche la diversità e il fatto che non ti va a sciogliere le altre parti del corpo come su Inquisition, eh? Tocca vedere poi quando parla che cazzo di roba è. Ecco, sappiate che se avete una CPU che non regge molto, quindi già reggete a stento Dragon Age Veilguard, non mettetevi capelli lunghi, perché i capelli sono renderizzati in tempo reale e la gente si è fatta le seghe a due mani sul fatto che nelle cazzi magari tu ti giri con questi capelli lunghi, i capelli si adattano, fanno tutto il coso davvero, è la fine. Tocca a dire in realtà una cosa che effettivamente mi coglioni, i capelli di Cristo, eh. I capelli su Dragon Age Inquisition facevano cacare, ma di un cacare veramente tanto cacare, nella radice, nel come stavano attaccate, nel colore. C'era proprio che ti tirava un cazzotto in bocca fortissimo. Qua belli. Vediamo i tatuaggi, perché solitamente i tatuaggi o sono una merda o se fai come in Dragon's Dogma 2 sono una figata assurda. Qua già ne vedo parecchi, non sono legati manco per niente alla razza. Un elfo con i tatuaggi da nano. Ecco, chissà se pure qua, se ti metti i tatuaggi, se ti metti Valaslin dei vari Evanuris, c'è sta qualche reazione da parte delle persone, eh? Perché qua, soprattutto dove probabilmente li incontriamo,
greve. Bella sta roba dei tatuaggi addosso. L'unico fatto di tatuaggi addosso che mi ha sempre dato fastidio è non il potermi permettere, non dico di modificarli, ma di metterli come cazzo mi pare, Dio Madonna. Ma metti caso che io una parte del tatuaggio mi fa cacare, ci vuole un attimo, ci vuole il fottuto attimo. Mettimi che è fatto a pezzettoni, io posso selezionarli, no? E attenzione, anche quello da custode. Bello quello da custode. Però devo dire, una volta tanto sono tatuaggi che metterei addosso al personaggio. Certamente sono delle cose no senso, aborti, che tu dici, ma chi cazzo me la fa a mettere addosso sta roba? Sto giro, onesti. Oh, minchia, ritiro tutto. Boni, ritiro tutto, ritiro tutto. Minchia, mi ha fatto un dito medio, la cazzo di EA. Effettivamente c'hai l'intensità, quindi se a me mi fa cagare, che cazzo ne so, la gamba, metto l'intensità a zero. Bravi, Boni, ritiro tutto, grazie. Top surgery scar. Ovvero? Ah, oddio, quelle della rimozione del seno, perché giustamente se magari è genere femminile, him si è fatto l'operazione, quindi c'hai le cicatrici, ripeto, capisco perché metterla, però onestamente in un mondo dove c'è sta la magia del sangue, i cazzapippoli e compagnia potevano, cioè c'hai la magia del sangue dove una persona vuole entrare dentro il proprio figlio per cambiarlo psicologicamente, vuoi che un incantesimo te permette di muovere due pocce o qualcos'altro, vabbè, quella è la cosa che mi ci sta rodendo il culo, Elda, perché magari potevano fare, cioè come mi hai messo una roba del genere, spingi di più, no? La mancanza di un braccio, di una gamba, cazzo, se stai a fare ste cose, mettici cose interessanti. Questo figo, eh? Questo bello, veramente bella come presentazione della classe. Cioè, Reaper, Slayer, Champion, Evocatore, Spellblade, Close Quarter Combat. Anche qua c'è il duellista, c'è il sabotatore e il Veil Ranger. Oh, guarda che ti dà anche dei perk, scegliere la fazione ti dà dei perk. Ti dà reputazione con i Grey Warden, ti fa fare più danno ai Darkspawn e la difesa e la vita sono leggermente aumentate perché giustamente hai fatto il rituale dell'unione, no? Ah, ok, ti dà anche la descrizione quella grossa. Figata sta roba. Magari sei qualcuno che gioca solo Veilguard per la prima volta e dici, che cazzo sto scegliendo? Ti dà una bella introduzione e ti dà tra l'altro una cosa che sicuramente il 90% dei giocatori ignorerà, un cazzo di obiettivo di vita. Rook ha rischiato tutto quanto per liberare le persone schiave del Tevinter. Questo ti dà delle radici del personaggio. Past Adventure, The Inquisition, Default. Puoi customizzare il personaggio principale, quindi fin da qua te ne crei due perché crei l'inquisitore della. Avranno dei minori effetti sulla trama? Il cazzo, i minori effetti. Io in Inquisition mi sono fatto un bucio di culo tanto, mi sono fatto tutto il cristore del circondario. Effetti minori, se io vedo degli effetti minori mi incazzo come una faina, eh. Cioè, se a Solas non gliene sbatte un cazzo di tutto quello che ho fatto. Mi ha ispirato come cosa? Se vede tanto l'ispirazione che ha avuto da Dragon's Dogma, perché è molto più anche nel dettaglio, nel raffinare. È bello che ti danno la spiegazione dei background, che ti danno anche proprio una sorta di obiettivo di vita, il tu perché esisti. Perché giustamente non è che tu, se c'hai 20 anni, sei poppato dall'esistenza. Tu fino a un tot, ok, vivevi da bambino, uè, con le cosette, e poi hai fatto qualcosa. Tutta quella roba fighissima, anche le sottoclassi che te le fanno spulcicchiare fin dall'inizio. Sta cosa che hanno cercato anche di rendere un po' più in fighter il mago. Che a vedere a livello di gameplay come diventerà. La cosa del fare le cicatrici per la rimozione del seno non c'ha senso anche per quei motivi. In un mondo dove paradossalmente magari l'inquisitore semplicemente ha preso un braccio demoniaco, un braccio di qualcun altro, un braccio fatto di magia, e qualcuno in un mondo dove esiste la magia del sangue che te controlla fino a dentro al buco del culo la mente, te fa spawnare i demoni dall'altra parte dell'oblio. Per quello un po' anche ti fa storcere il naso, perché vivi in un mondo dove c'è la magia. Non voglio essere mai troppo brutale, no? Io sono contento che le persone si sentano un po' più, un po' più incluse, un po' più a loro agio. Però queste cose onestamente le trovo un po' inutili. Forse finché già la questione dei pronomi e del genere, figata. Che se io magari voglio ruolare un personaggio come Krem, posso farlo. Poi tocca anche vedere sta cosa quanto va a influire, eh? Perché è una di quelle cose che a un certo punto, ok, mettertela addosso e tutto quanto, però poi è inutile. Non so come dirlo. Se tu vuoi farla veramente fatta bene, tu mi dovessi però poi inserire delle chicche. Il fatto che io sono una donna con i pronomi he, him, qualcuno mi chiama con lo she/her e io gli faccio, oh, che cazzo stai a di? Perché se poi diventa che banalmente quella cosa è che se io prendo lo she/her, tutti quanti così a cazzo mi si riferiscono come she/her, inutile. Perché appunto ti toglie anche quel fascino come con Krem, no? Che tu con Krem quando parli di ste cose, a un certo
certo punto gli chiedi, oh, te sei sempre sentito così? Sì, sì. E quindi ti parte anche quella roba del, ok, adesso che so che tu in realtà biologicamente sei donna, però ti chiamerò comunque Creme al maschile. Ripeto, non voglio fare lo stronzo, però tocca vedere quanto facilmente questa roba non diventa neanche terziaria di più, perché diventa semplicemente letteralmente tre lettere che stanno nella tua scheda del personaggio. Bella come character creation, sicuramente a mani basse non è che ci voleva tanto, dopo tipo 20 anni letteralmente, tra un po', però migliore che c'è mai stata per adesso in Dragon Age. Già il fatto che io posso cambiare il corpo è una roba molto figa, e sono curioso di vedere come sta cosa però si approccerà alle cutscene, perché il fatto che tu mi fai scegliere un'altezza, lo spesso, il braccio, i capelli, la faccia che è un bordello, ci vuole un attimo che le cutscene, se tu fai un personaggio boh un po' al limite, diventano boh, dei funny moment, no?